Buongiorno e ben alzati. Siamo qua con Laura oggi. Raccontaci da dove parte questa tua, diciamo, passione che è diventata lavoro. In realtà io vivo nel bosco, abito in una zona molto naturale, molto spontanea. Da dove vieni? Quindi io vengo da Trieste, abito sopra sull'altipiano carsico, quindi in un ambiente super naturale, sono cresciuta lì, nata lì. E Trieste per me è mare. Trieste per te è mare, invece no, Trieste è anche bosco, io abito sopra, c'è l'altipiano. Ok. Una flora molto particolare e lì per me c'è tutto, c'è un ramo, c'è un'erba, una foglia e con questo io ho sempre voglia di inventare cose nuove. Cioè, sei partita da Trieste, da quello che vedevi sì, di fuori, poi com'è venuto certo. Il dire mi metto a fare queste cose o cioè è stato un completamento di una cosa interiore piuttosto che un forse un punto di arrivo e di partenza, nel senso che quello che avrei sempre voluto fare, io ho sempre lavorato con le mani. Sì. E ho voluto... Qual è il tuo percorso? Prima mi dicevi gioielli. Sì, ho cominciato dall'oreficeria come prima esperienza lavorativa per poi passare agli allestimenti museali. Alla fine per me è decorare, portare la natura in casa alle persone. Certe volte anche alle mie... a chi mi segue, a chi mi chiede, cioè anche consiglio, c'è uno stelo d'erba, un ramo, portatevelo a casa. Cioè, è comunque un segno di emozione. Per me la parte emozionale del mio lavoro è la più... Perché tu comunque mi spiegavi, poi correggimi se sbaglio, decori molto con quello che trovi, sì, che certo. Però trovi ad uno stadio, cioè quindi spontaneità eccetera, ma che trovi ad uno stadio già verso la fine, già verso, cioè non dipende. Vai a rovinare un ecosistema. Ma secondo me ecco, questa cosa del raccogliere, del rovinare è una cosa che... Sì, io quando vado nel bosco e raccolgo un ramo, uno stelo, sento di non... Di restituire in realtà alla natura qualcosa? Ma restituire forse no, però ecco, va sempre fatto in un modo sensato, no? Trovare un modo stabile, professionale, tecnico per impiegare... godere di questa bellezza, non so se si vedono, di queste linee, è un po' quello che mi piace di più. Cioè, Trieste non me la immagino una città come Milano dove magari può questo discorso avere più, cioè, radici o trovare un pubblico certo, più... Certo. Come hai fatto a fare... Cioè, come hai fatto a... Ma non lo so, penso con i contenuti, cioè col fatto che magari le cose che dico sono reali e non sono un po' una fuffa fatta per proporre. Certo. Cioè, anche adesso in questo momento di grandi... Quest'anno, esatto. Online, di spinte, oh, io non lo sto facendo, cioè anche mi hanno chiesto di fare, io faccio anche dei workshop di... Sì. Di, no? Mi hanno chiesto di farli online a pagamento, io non riesco ancora ad essere in quel momento lì, quindi qui chi arriva a me ci arriva un po' per caso, però molto lento. Però dove mi stai portando? Gli aghi di pino, il pino nero, che ha un materiale, il suo ago singolarmente, mi piace molto usarlo nelle cose natalizie. E invece tu dicevi che però non tanti lo usano, cioè... No, perché è un... Punge. Punge, sì. È un materiale che richiede molta tecnica per il suo uso. Ah, ecco, richiede molta tecnica. Sì, invece tu pensa che nel mercato dei fiori vengono vendute le buste a peso di aghi di pino. Le buste a peso? Singolarmente. Possono essere utilizzati per cose molto particolari che adesso non posso mostrarvi, però questo è un materiale che amo tantissimo usarlo ed è proprio il lavoro più basic. Questo cresce spontaneo nei miei boschi, quindi per me è un materiale assolutamente... No, in effetti io l'avevo confuso con un abete, però cioè, dici, no, è difficile da lavorare? No, non è difficile, però mi inventarsi delle cose, cioè con questa perché roba è corto, in mano, sì. Inventarsi, si fanno delle gare. Invece quali sono le piante più, cioè quali sono le piante più consumistiche in questo senso legate al Natale? Oddio, l'abete argentato che viene tagliato nelle foreste della Scandinavia, sono alberi che vengono coltivati apposta, fatti crescere apposta. Questa è quercia, ma sì, infatti la quercia è ancora un sacco di foglie, ma come ben sappiamo insomma a Natale le foglie dovrebbero essere già cadute. Quest'anno l'autunno è molto lungo, molto lento. Questo materiale fighissimo che si può usare per i bouquet, ecco, nei miei bouquet parto sempre da un intreccio di rami, di foglie, due fiori e ti dà un po' questa comunicazione sì, la... di colore, di spontaneità, sì, qua l'ho usato. Quanto ci vuole di esperienza fare una cosa del genere? Non se io mi metto oggi, partendo dal presupposto che dovrei innanzitutto riconoscere magari. La fai, magari c'è meno equilibrio di volumi, ma la fai, cioè non c'è nulla di così complicato. Basta avere qualcuno che ti dà due indicazioni, un fil di ferro giusto e voglia. L'ultima domanda che ti faccio,
cos'è la cosa che adesso ti sta più a cuore sul tema della sostenibilità e quella che ti auspichi per il futuro nel tuo lavoro? Allora, io vorrei aver facilità di comprare i fiori italiani, si creasse una rete di distribuzione, di contatti. Poi desidererei che la gente cominci veramente a conoscere, ad amare questo tipo di materiali, questo che rappresenta un po' la natura, la stagione. Cioè, questa è la ghirlanda della nostra passeggiata, cioè qui ho messo insieme tutto quello che c'è qua intorno, un ramo qua, una foglia là. E quindi secondo me è molto importante avere anche dei buoni strumenti tecnici per mettere un po', per fissare l'emozione che ti dà la natura, la stagione. Una poetessa delle nostre zone che dice che basta il profumo di un mandarino a fare Natale. Cosa basta? Sei d'accordo anche tu? Sì, sì, qualche ago di pino, una candela, basta. È infatti la tavola. Noi, sì. Va bene. Grazie. Ciao. Ciao.